un'autentica cavalcata trionfale, quella del Team Go Fast, con Manuel Fedele e Davide D'Angelo che percorrono in solitaria gli ultimi 35 km di gara e tagliano a braccia alzate il traguardo di Passo Corese. Per Manuel Fedele arriva anche la maglia di campione italiano per quanto riguarda la categoria M1. Una vittoria straordinaria, una vittoria che ti dà la maglia di campione italiano, ma naturalmente una vittoria da condividere con il tuo compagno di squadra. Sì, certamente, guarda, devo dire che ho due sentimenti contrastanti adesso, uno per la gioia per la vittoria della maglia e uno un po' di amarezza perché mi dispiace per Davide, perché comunque oggi se erano due maglie in palio ce ne meritavamo tutte e due, abbiamo fatto una grande azione, purtroppo e per fortuna siamo due categorie uguali, quindi comunque senza il suo apporto oggi non riusciamo ad andare all'arrivo. Devo dire che è stata una corsa molto molto dura, senza nemmeno un metro di pianura, e Team Terenzi ha fatto veramente un'andatura molto sessuta fin dall'inizio. Noi già avevamo preventivato di fare il percorso corto, comunque siamo rimasti subito in pochi, poi a metà percorso abbiamo provato in discesa dal lungo e fortunatamente trovando un compagno come Davide ce l'abbiamo fatta, siamo andati veramente forti, una grande azione. Sono contento per me, sono contento per Davide, sono contento per tutta la squadra. Davide, il ciclismo è anche questo, aiutare un compagno di squadra a vincere una maglia tricolore, questo ti fa onore? Sì, questo ci fa onore, ma è un messaggio chiaro che vogliamo dare, che questa categoria è fatta di divertimento e rispetto. Io voglio dedicare, tra virgolette, questa vittoria condivisa a Francesco Di Riuscio, a tutto il team GoFast e al team nazionale ISAIF Group Cycling italiano.